Liscio.1, la radio italiana della musica da ballo. Navalle, questo nostro amore 80, sono passati 10 anni nella serie, quindi tu hai in realtà 10 anni più di adesso. Esatto, sì, 10 anni in più di adesso, quindi è una bella cinquantenne quest'anno a Ferraris. Come ti trovi a 50 anni? Ti vedi così più o meno? Ma oddio, non lo so, cioè, non ci ho pensato come mi troverei io fra 10 anni. Però sai, comunque, se penso alle belle donne di 50 anni, forse oggi 50 anni non sono i 50 anni di qualche generazione fa, no? Che si pensava a una donna già ormai, per dirla delicatamente, âgée. Invece oggi 50 anni, insomma, se ti guardi in giro ci sono delle cinquantenni che chapeau. E quindi spero di essere una di queste, chissà, insomma. Poi bisogna vedere che cosa la vita ti riserva, e quindi anche quello è fondamentale, direi. Anna Valle, Anna Ferraris, un grande amore con Vittorio che va avanti, poi un po' si affievolisce, poi ritorna. Come li ritroviamo all'inizio di questa nuova stagione, la terza, e che cosa succede più o meno, senza spoilerare troppo? Certo. All'inizio li ritroviamo volenterosi e desiderosi di superare questa crisi dovuta al tradimento di Vittorio. Anna ce la mette tutta, tant'è che va nel 71, 72, insomma quello che è, da uno psicanalista, cosa che non era proprio così usuale in quegli anni lì, si cominciava a pensare al lettino dello psicanalista. Invece lei ci va per cercare di superare questa cosa, perché in fondo, anche se alla fine della seconda serie la vediamo con Vittorio, però il tradimento è una cosa che colpisce un uomo o una donna in modo lento anche, no? Cioè è comunque come un piccolo innesto di qualcosa che piano piano cresce, quindi nel tempo non è detto che si superi così facilmente. Infatti succede questo ad Anna, non riesce a superarlo. Anna e Vittorio si amano tantissimo, però questa cosa rimane un grosso ostacolo, tant'è che noi li troveremo separati per tutti questi anni. Lui sarà andato a vivere addirittura all'estero, Anna ha preso in mano la sua vita, sta cercando anche di rifarsi una vita con un nuovo uomo che potrebbe essere il nuovo uomo della sua vita. Solo che Vittorio non ci sta, perché quando Vittorio annusa nell'aria che Anna sta pensando forse di stare con un'altra persona in modo, insomma, importante, ritorna e farà di tutto, proprio di tutto, per riconquistare l'amore della sua vita. Senti, tu negli anni 80 eri piccola, praticamente una bambina, quindi li hai vissuti appunto da bambina con gli occhi, insomma, di una piccola. Che cosa ti ricordi di più? Ma i ricordi che ho più vivi sono quelli dei fine degli anni 80, della fine degli anni 80, quindi rispetto al periodo che raccontiamo siamo qualche anno dopo, però mi ricordo Michael Jackson con il suo Thriller, che era una cosa che è estremamente innovativa, che io poi ho vissuto non quando è uscito subito, ma poco dopo, insomma, sono diventata lì una sua vera fan. Mi ricordo, anche se ero piccola, però una cosa della quale si era parlato e si parlava tanto era per esempio l'attentato al Papa a Piazza San Pietro, mentre parlava con i fedeli, quindi poi vedevamo sempre il Papa coperto da questa cosa trasparente, no, per l'attentato. Mi ricordo che si era parlato tanto anche del terremoto nell'Irpinia, no? Che era una cosa della quale i miei genitori parlavano. Mi ricordo la musica anche di quegli anni che ascoltava mia mamma. Mi ricordo un genere di cartone animato che era, per esempio, non so se il pubblico se lo ricorda, ma Giorgio dei biondi capelli dorati era per me, o Belle e Sebastien, erano quei cartoni che mia sorella vedevamo tutti i giorni. Mi ricordo la nostra televisione italiana, me la ricordo abbastanza. Mi ricordo questa Eder Parisi che ballava in tantissimi programmi Rai, e comunque me li ricordo ovviamente con gli occhi di una bambina, quindi abbastanza spensierati. Ballate bene voi di Liscio.1. Un saluto da me. Ciao. Liscio.1, la radio italiana della musica da ballo.